Oggi vi faccio vedere come preparare Bambanji Salada. L'insalata di cetriori, pomodori e prosciutto di pollo condita con la salsa al sesamo. Un piatto estivo molto amato in Giappone. Gli ingredienti sono cetrioli, pomodoro, prosciutto di pollo Torihamu che vi ho fatto vedere come preparare nel scorso video e metterò il link, e salsa di sesamo Komadare, anche questa salsa precedentemente ho fatto la video ricetta e metto il link anche questo. Questa è una ricetta da due porzioni. Abbiamo due cetrioli piccoli che pesano totale 200 grammi. Tagliamo sopra e sotto la buccia della parte sopra dove era collegata con la pianta e più amarognolo dell'altra parte, quindi eliminiamo con la pela patate. Dopodiché lo peliamo in maniera irregolare in modo da lasciare anche un po' di buccia per dare il tocco di colore verde. Per questa ricetta cercate di scegliere dei cetrioli più sottili possibili, così non avranno dei semi grandi che possono rilasciare tanta acqua. Se usate dei cetrioli più grossi, quindi avranno dei semi grandi, li eliminate con un cucchiaino. Tagliamo i cetrioli leggermente in diagonale da poter avere la lunghezza di circa 6 cm e sottile circa 3 mm. E li tagliamo a julienne di circa 3 mm di larghezza. Abbiamo un pomodoro che pesa circa 150 grammi. Eliminiamo questa parte centrale del pomodoro. Lo tagliamo sottile di circa 3 mm. Qua ci vuole il coltello molto affilato. Abbiamo circa 180 g di prosciutto di pollo Torihamu e la metà del petto di pollo che pesava circa 220 g che cucinando è diventato a circa 180 g. Lo tagliamo sottile di circa 8 mm. Dopodiché lo tagliamo sempre circa 8 mm di larghezza. Ora possiamo impiattare. Ai laterali mettiamo i pomodori, così fanno una bella cornice rossa. E con la mano diamo leggerissima pressione sui pomodori e li facciamo stendere. Al centro mettiamo le julienne di cetrioli. E li distribuiamo e facciamo venire alla stessa lunghezza dei pomodori. E mettiamo prosciutto di pollo sui cetrioli in modo da non coprire completamente i cetrioli. Abbiamo circa 150 g di salsa al sesamo Komadare e la mettiamo sopra prosciutto cotto quanto basta. A piacimento mettiamo un po' di olio piccante. La nostra Bambanji Salada è pronta. È un piatto unico per chi vuole mangiare leggero, ma stesso tempo gustoso e soddisfacente. Se la mettete sopra i noodles freddi, diventerà Hiyashi Chuka in versione Bambanji. In quel caso vi consiglio di condire prima i noodles freddi con un po' di olio di sesamo e il sale o la salsa di soia. Per scoprire cos'è Hiyashi Chuka, andate a vedere un altro video che metterò il link. Il pollo morbido avvolto dalla generosa quantità della salsa Komadare contrasta con la freschezza e succosità dei pomodori e la croccantezza dei cetrioli. Si sposa bene con i onigiri, sono le polpette di riso, o con la birra fresca in estate. Questo video termina qui. Se vi ha incuriosito questa ricetta, mettete un mi piace e iscrivendovi al mio canale potrete scoprire tante altre ricette giapponesi. Cliccando l'icona della campanella riceverete l'avviso della prossima ricetta appena postata. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!